Salva a tutte, Pidocchi del Web. Oggi allenamento di gambe e spalle. Ci siamo alzati, colazione molto anabolica, 120 grammi di pancake. Poi mi sono mangiato anche una Kinder colazione più che gli scienziati non approverebbero, ma quindi noi ce ne sbattiamo altamente. Ho preso il pre-workout, quindi prima che entra al circolo dobbiamo essere belli carichi. Sono le 8, è già tardi perché di solito in palestra io mi alleno prima verso le 7, a volte anche prima. Facciamo questa ripresa di gambe e spalle e vediamo quello che riusciamo a riprendere. Ci vediamo dopo. Allora, scrausi del web, questo è il chilo che voi usate come massimale di squat, per il profeta ci va a fondi bulgari. Come cazzo è possibile? Studiatemi. Eccoci qua ragazzi, abbiamo finito il nostro allenamento devastante delle gambe e spalle. Per quanto riguarda le gambe sono veramente contento perché ho anche aumentato per quanto riguarda lo squat bulgaro, che comunque è un esercizio, l'unico esercizio secondo me che mi ha fatto sviluppare i quadricipiti degni de nota. Quindi lo squat bulgaro e anche la pressa monopodalica, perché mi permette, diciamo, di avere un movimento più controllato rispetto alla classica pressa dove devi caricare una cifra e magari il movimento ti può anche sfuggire di mano. Invece con la monopodalica riesci ad avere più controllo. Poi successivamente ho fatto il pendulum, che mi sono trovato bene perché permette di fare un'accosciata e non di lesionarti le ginocchia e neanche la schiena, quindi movimento molto controllato, e anche l'ex squat che riesco a strizzare bene. Le spalle invece non ho ripreso tutto quanto per intero, però vi ho fatto vedere che lavoro molto sul laterale in questa seduta. Quindi le alzate laterali del maestro Nino Gnudi, quindi ho preso questa tips, te saluto e ti ringrazio. Della panca leggermente inclinata, spalle depresse. E ovviamente vai a estendere lateralmente e le spalle ti scoppiano. Dopo mi alzo in piedi e le faccio a cedimento. Poi ho fatto laterali al cavo e poi c'ho anche laterali alla macchina. Una cosa molto importante, che sembra pure banale, è il controllo del peso. Sì, va bene il carico, è quello del te pare, l'intensità va bene, però io su certi esercizi li ho anche rivalutati, quindi mi sono messo in gioco, ho abbassato questo mio eco lifting e ho abbassato anche i carichi su alcuni esercizi, come per il petto, che sono dovuto passare alla panca declinata e sto notando veramente ottimi risultati. Però ovviamente ho abbassato il carico, ripartendo con una progressione di intensità. Sulle spalle lavoro molto, diciamo, a connessione mente-muscolo, quindi non è che servono cariche abnormi. Cedimento sì, ma non puoi andare a cedimento su tutte le serie, se no non è vero cedimento, perché dopo che vai a cedimento le prime due serie, ce la fai a far cedimento fino alle altre quattro serie, te devi via un quarto d'ora di pausa. Cedimento va bene in determinati esercizi, in alcuni va bene anche un RPE 9, comunque avere un minimo di buffer. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, lasciate un like e condividete la potenza profetica e spingete sempre il verbo del più magno e più mediro. Anzi, mi trovate anche su Instagram, dove stiamo scalando la vetta, stiamo già a 8200 iscritti. Quindi iscrivetevi su Instagram, seguite il profeta e noi ci vediamo al prossimo video.